Ciao a tutti ancora una volta, un saluto dal memista e benvenuti in questa nuova mini guida. Oggi mi trovo davanti a queste tre bellissime bacchette, questi tre bellissimi scettri, perché in questa mini guida vi farò vedere come ottenerli in maniera semplice. Intanto ve li voglio far vedere. Sono appunto gli scettri di secondo livello, quindi le bacchette elettriche di fuoco e di ghiaccio, e sono, diciamo, fondamentalmente armi non potentissime, ma sono le mie preferite. Questo perché? Perché sono armi che hanno delle abilità particolari. Adesso vi ho fatto vedere le tre bacchette, un po' come sono fatte, e adesso andiamo a cercarle. Queste bacchette si trovano appunto da dei mini boss che si chiamano Shamanix, che sono dei specie di maghetti, di mini maghi, non fortissimi da un punto di vista offensivo e difensivo, ma che fanno abbastanza danno se ti colpiscono. Possiamo trovarli tutti e tre insieme andando in questo colle chiamato Colle Fes, che si trova a est del castello di Ganon, come potete vedere. Adesso vi ho segnato la posizione e andiamo alla torre della foresta, che è appunto quella torre da cui ci si potrà accedere più velocemente. Una piccola precisazione: esistono Shamanix minori e Shamanix maggiori. Gli Shamanix inferiori danno le bacchette di primo livello, quindi sono le bacchette di fuoco, di ghiaccio ed elettriche. Invece le bacchette folgoranti delle meteore e delle bufere sono bacchette di secondo livello e quindi si trovano solo dagli Shamanix maggiori. Quindi i posti in cui io vi porterò sono posti dove si trovano Shamanix maggiori, quindi dove si trovano le bacchette di secondo livello. E adesso mi faccio questa bellissima planata, e appunto queste bacchette di secondo livello semplicemente tolgono un pochino di più, quindi anziché levare 5 levano 10 fondamentalmente, e sono più potenti. Nel senso, vi faccio un esempio pratico: una bacchetta di fuoco di primo livello lancia una pallina di fuoco, mentre una bacchetta delle meteore, che è appunto la bacchetta di secondo livello, oltre a levare 10 ne spara 3 di palline di fuoco, quindi ha anche come arma un raggio più elevato. Insomma, sono le mie armi preferite, saranno anche più deboli rispetto agli spadoni, ma a me piacciono tantissimo. Infatti, dopo che avrò ottenuto queste bellissime armi, subito le andiamo a provare. Intanto vi sto portando anche nel monte di fianco al Colle Fes, che si chiama Monte Fez, perché si dovrebbe trovare un minerale qua, che può essere un rubino, uno zaffiro. Adesso vediamo cosa troviamo di bello. Okay, siamo vicino alla cima. Ecco qua i minerali. Vedete, sono nel Monte Fez. Mannaggia, che sfortuna, ho trovato solo un topazio. Con tutto quello che potevo ottenere, rubino, zaffiro, diamante, ho ottenuto solo un topazio. Peccato, la prossima volta mi andrà meglio. Ok, adesso andiamo verso il Colle Fez, che è quel colle dove si dovrebbero appunto trovare i tre Shamanix maggiori che ci forniranno le tre bacchette di secondo livello. Guardate che belle rocce. Ok, ci siamo quasi, Ecco, vedete questi piccoli tronchetti rotti? Qua per esempio intravediamo già lo Shamanix maggiore di ghiaccio.
come potete vedere, in questo tronchetto qua, vedete? Qua si trova uno Shaman X maggiore di ghiaccio. Però non voglio partire da questo. Intanto vi faccio vedere la posizione. Ok, ho deciso, parto da quello di fuoco. Ho deciso, voglio partire da questo. Secondo me è anche il più facile. Partirò dallo Shaman X di fuoco e quindi essendo rosso, essendo lo Shaman X di fuoco, partirò dallo Shaman X comunista. Intanto guardate, si interroga se io ci sono o no, mi trovo a 2 cm di distanza e non mi ha manco visto. Ok. Sfidiamolo, lo sfido in maniera leale, quindi entrando direttamente nell'arena. Uso una bella freccia elettrica. Piccola precisazione, per quel che riguarda lo Shaman X di fuoco, non tollera le frecce di ghiaccio, che è l'elemento opposto. Quindi che cosa succede? Succede che lo Shaman X di fuoco, colpito da una freccia di ghiaccio, si vaporizza. E quindi viene sconfitto subito. Però io voglio ottenere la sfida nel vivo. Quindi è anche per questo che io sto usando le frecce elettriche. Ok, l'ho ammazzato. Come potete vedere, questo qua usa come tattica quello di bruciare l'erba. Però è effettivamente facile evitare le aree infuocate d'erba, perché brucia molto lentamente, ecco, sono più veloce io. Prendiamoci la nostra mitica bacchetta delle meteore e il primo scettro ottenuto. Ok, adesso direi di passare al secondo Shaman X, ovvero lo Shaman X elettrico, e quindi essendo appunto giallo, essendo lo Shaman X elettrico, è sicuramente lo Shaman X del Movimento 5 Stelle. Sicuramente cercherò di essere leale, quindi di non colpirlo dalla distanza, dalla cima del tronco, ma appunto mettendo l'elmo del tuono, quindi così che qualunque suo attacco di tuono non mi leverà nulla, e quindi combatterò in modo leale faccia a faccia, ma non mi potrà colpire comunque. Eccolo qui. Guardate che bella accoglienza che ci fa subito con una tuonata sui denti. Questo vi devo dire che è abbastanza pericolosetto rispetto a quello di fuoco. Per quale motivo? Perché se non avete una cosa che vi protegge dall'elemento tuono, adesso vedete l'abilità che sta facendo, sta scatenando, sta cambiando il clima e sta scatenando i tuoni, come potete vedere. E come potete vedere, una parte di questa arena è bagnata. Quindi cosa può succedere? Può succedere che se un lampo colpisce l'area bagnata, genera, tra parentesi, un attacco che ha un range elevatissimo. Come potete vedere, a me non mi ha fatto niente perché ho l'elmo del tuono, ma se non l'avessi avuto mi avrebbe fatto piuttosto male. La bacchetta poi, diciamo, da un punto di vista di attacco puro è abbastanza lenta, nel senso, io l'ho ghiacciato prima che mi colpisse, come potete vedere, ma comunque voglio ottenere anche questa meravigliosa bacchetta elettrica perché è divertente. Ok, l'ho disintegrato. Comunque, insomma, è abbastanza pericolosetto, perché essendo un'arena piena d'acqua, se non avete elementi che vi proteggono dai fulmini, chiaramente lui attiva l'abilità che scatena i lampi, e poi i lampi finiscono in acqua e colpiscono quasi tutta l'arena. Quindi è consigliabile l'utilizzo di un elmo oppure degli orecchini che vi proteggono dai fulmini. Ecco intanto la mia meravigliosa bacchetta folgorante, e pure in caso non abbiate appunto gli elementi
antituono di colpirlo dalla cima del tronco in modo che non possiate finire in acqua, ecco. Ok, è rimasto l'ultimo da sfidare, quindi lo Shamanix azzurro di ghiaccio, e quindi indubbiamente sarà lo Shamanix berlusconiano, essendo azzurro è sicuramente di destra. Mamma mia quanto scocciano i suoi ciu-ciu alleati, guardate questa bacchetta quanto range ha, è devastante questa, secondo me è la più devastante delle tre, aia, mi ha ghiacciato. Tra l'altro ghiacciano anche le sue gelatine di ghiaccio, quindi devo dire che questo è antipatico veramente, forse il più antipatico dei tre, mamma mia. È di nuovo ghiacciato, mi sta umiliando. Ancora. Mamma mia, questo mi sta veramente disintegrando, bisogna ammetterlo. Sicuramente all'interno dell'arena questo è il più difficile dei tre. Confermo. Ok, mi ha ammazzato, ma c'ho la preghiera di Mipa e quindi tanti saluti. Dai, ce l'ho fatta. E ovviamente questo non va colpito con una freccia di fuoco, perché colpendolo con una freccia di fuoco, essendo l'elemento opposto al ghiaccio, succede che poi lo Shamanix di ghiaccio viene subito vaporizzato. Sì, sicuramente muore subito, però si perde tutto il gusto di sfidarlo, ecco. Intanto sono stato quasi più umiliato da questi ciu-ciu piuttosto che dallo Shamanix stesso. Guardate che meraviglia la bacchetta delle bufere. Quasi quasi lo rifaccio, mi ha umiliato troppo. Adesso vi faccio vedere il modo più semplice per colpirlo. Così impara ad umiliarmi così tanto. Guardate, adesso vi faccio vedere io. Come si sconfigge in maniera semplice senza essere ghiacciati. Uno e due. Ok, ben gli sta. Mi ha umiliato troppo prima. Intanto sono rimasto ghiacciato lo stesso, però mi stanno ghiacciando i suoi amichetti. Capisco la loro grande passione per l'arte di costruire uomini di ghiaccio, però dopo un po' ci si stanca, insomma. Tanto abbiamo anche delle frecce di fuoco. Intanto percepisco anche la presenza di un sacrario che evidentemente non ho ancora completato. Sarà sicuramente qua dentro, dai, infatti, ecco qua. Lo andiamo a fare, dai, vediamo cosa c'è di bello. Prova di forza intermedia, bellissimo, dai. Un'ottima occasione per provare le mie meravigliose bacchette, i miei scettri nuovi di zinco. Tra l'altro la prova intermedia non è neanche così difficile, quindi lo colpisco un po' con gli scettri, un po' con le frecce. Paralizzo prima con le frecce elettriche e poi gli do le scettrate. Fantastico. Guardate che meraviglia, adesso lo ghiaccio un po' con la bacchetta delle bufere, guardate che spettacolo, e un po' di frecce elettriche per frizzarlo un po'. Di nuovo freccia elettrica, usiamo la stessa tecnica, dai. Bacchetta di fuoco,
bacchetta delle bufere. Guardate che bel monumento che ho costruito. E lo frizziamo di nuovo. Guardate che spettacolo. Sono fantastiche queste bacchette, soprattutto se usate tutte assieme. Sono troppo divertenti. Adesso l'abbiamo frizzato di nuovo. Lo finiamo con tutte e tre le bacchette, dai. Mannaggia, purtroppo la bacchetta delle bufere quando si trova nella mossa finale non funziona, evidentemente. Non posso rischiare troppo. Devo ammazzarlo con la spada. Ok. Raccogliamo i nostri materiali ancestrali. Vediamo cosa c'è in questo tesoro. Brandistocco del ghiaccio con super attacco. Non male, ma ho armi più forti, non mi interessa. Ok, vi risparmio tutta la trafila del saggio che mi dà il l'emblema del trionfo, anche perché penso che lo sappiate già a memoria. Intanto qua troviamo una bellissima dispensa di minerali. Ho ottenuto addirittura due rubini, dai. Questa volta sono stato fortunato, meno male. Ho compensato la sfortuna di prima dove avevo trovato solo un topazio. Adesso non ci resta che andare a provare queste bellissime armi. Andiamo in un campo di Boblin, vi porto in un campo di Boblin che troviamo ancora una volta questi meravigliosi scettri. Vi porto nel bosco di Boblin vicino a Finiterra, dai, che è ricco di Boblin. Vi faccio anche una bella planata. Iniziamo con il mitico scettro delle meteore, ovvero lo scettro di fuoco. Tanto guardate quanti Boblin tifosi da stadio, guardate. Guardate quanti Boblin tifosi da stadio, guarda, ne ho già ammazzato uno. Guarda, capisco che vogliate tifare, ma dovete farlo altrove, non in un bosco. Purtroppo non siamo in un villaggio turistico. Guardate quanto è devastante, soprattutto nell'erba, guardate. Una roba devastante nei boschi, la bacchetta delle meteore. Guardate che range che ha la bacchetta delle bufere. Sono alla ricerca di altri Boblin. E qua subito troviamo due Boblin, uno tifoso del Bayern Monaco e uno tifoso del Real Madrid. Abbiamo ghiacciato quello tifoso del Real Madrid. Tanto c'è il Boblin del Bayern Monaco arrabbiatissimo. Mi dispiace, ma non siamo in un villaggio turistico. Se volete andare a tifare potete farlo nell'arena magari, dove c'è il liner. Che per realtà lì ce lo vedrei più come palazzetto, dai, non ci sta un campo da calcio lì. Potrebbero farlo nella piana di Irule, magari un campo da calcio, guardiani permettendo. Guardate come lo abbiamo ghiacciato, guardate che spettacolo. Usati in combo, questi scettri sono veramente la mia arma preferita. Sono troppo belli da usare, sono troppo divertenti. Vediamo se troviamo anche altri Boblin. E troviamo un altro gruppo di Boblin, che tra l'altro sono azzurri, quindi questa volta sono tifosi del Manchester City, dai. Troviamo proprio un gruppo ultra di due o tre Boblin. Guardate, guardate, ne ho ghiacciati 5 contemporaneamente con la bacchetta delle bufere, una roba fantastica. Ti giuro. È un'arma che magari toglie poco, però ha degli effetti devastanti. E soprattutto queste tre armi usate in combo sono una roba fantastica. È utile soprattutto a quella delle bufere, secondo me, in lotta. Soprattutto perché ghiaccia gli avversari, anche con avversari tosti, a volte ti salva. Sono ottime armi, soprattutto difensive, secondo me. Vediamo se troviamo degli altri tifosi, Boblin tifosi da stadio. Troviamo un Boblin tifoso del Real Madrid qua. Infatti è bianco. E si sta per esaurire subito la bacchetta delle meteore. Però ci continuiamo a godere la combo di queste
il combo di queste meravigliose armi da scettro. Guardate, guardate che range ho fatto, la super esplosione. Tanto c'è questa signora che è svenuta e sembra che abbia finto, ha simulato di svenire solo per rompermi l'arma, evidentemente, perché ho cercato di svegliarla con l'arma, me l'ha distrutta, quindi praticamente ha finto solo per distruggermi lo scettro. Complimenti. Vediamo se troviamo degli altri boblin, c'è rimasta ancora un po' di bacchetta. E qua troviamo un boblin tifoso del Bayern Monaco ubriaco, perché stava dormendo. E qua un altro boblin tifoso del Real Madrid. Questo non si fa ghiacciare, però si è protetto con il fuoco che gli ho lanciato. Furbo. Però il fuoco è finito e adesso l'ho ghiacciato di nuovo. Sto usando anche un po' di armi elementari, dai, anche perché ho finito praticamente le bacchette. Qua ci dà anche uno zaffiro, guardate com'è generoso. Ok, dovremmo essere a posto. Qua troviamo un altro boblin tifoso del Real Madrid assieme a un boblin tifoso del Bayern Monaco. Quindi boblin bianco e boblin rosso. Guardate che posizione. Questa statua la metto all'asta a 2 milioni di euro. Ok. Dai, essendo un boblin bianco ci deve regalare un bello zaffiro. Va bene, un rubino, dai, uguale. Direi che abbiamo finito. Adesso vi voglio far vedere degli altri posti dove potete trovare lo Shaman X maggiore. Questo è uno di questi posti. Vi ho segnato dove sono con la puntina. Ecco, in questo caso sì, farò l'opposto di prima. Quindi questa volta voglio utilizzare la freccia di ghiaccio su questo Shaman X di fuoco, perché voglio farvi vedere l'effetto che fa. Quindi quello di vaporizzare appunto lo Shaman X, ottenendo immediatamente l'arma. Vi faccio vedere dove ci troviamo. Siamo appunto a est delle rovine dell'orbo. Mi trovo in questa meravigliosa rupe. E adesso voglio fare un bel numero con l'arco, una bella freccia di ghiaccio in faccia. Vediamo se riesco in volata. Cerchiamo di beccarlo proprio in faccia, in volo. Ed ecco qua, proprio in faccia. Una bella freccia di ghiaccio in faccia. Guardate come si vaporizza. E come potete vedere, l'arma è rimasta intatta in questo caso. Ed ecco qua una nuovissima bacchetta delle meteore. Qualora vi si rompesse, potete trovarla qui, dove vi ho indicato anche nella mappa. Adesso vi faccio vedere un altro posto dove si trova la bacchetta folgorante, quindi la bacchetta elettrica. Dovete andare in questo sacrario. Ok, e in questo sacrario dovete andare nella direzione che vi sto facendo vedere adesso. In questo caso non dovrete riaffrontare lo Shaman X maggiore elettrico, perché dovrete affrontare semplicemente un boblin che custodisce una bacchetta folgorante. Quindi in questo caso siete particolarmente fortunati. Quindi è abbastanza facile da ottenere. Vi faccio vedere la posizione della mappa. Siamo nella palude La Bella, vicino al monte Terume siamo comunque. Facciamo una bella freccia bomba al boblin. Intanto qua vediamo anche dei pipistrelli che ci vengono a salutare. 1, 2, 3. Fantastico. E adesso manca solo il 4.
il Boblin, guardate, l'abbiamo svegliato, adesso l'abbiamo spedito su Marte. Ok, come potete vedere da qua si vede la bacchetta folgorante, intanto qua ci sono anche degli scheletri che vengono ad attaccarci perché siamo di notte. Ok, dovremmo averli ammazzati tutti. Ed ecco qua la mitica bacchetta folgorante. Qualora vi si rompesse, qua ne potete trovare un'altra. Intanto qua vediamo che il cielo ha una sfumatura rossa, quindi vuol dire che c'è pure la luna rossa e ci mancava soltanto quella. Adesso i mostri si rigenereranno tutti. Bellissima la luna rossa, ma anche inquietante. Ok, adesso ci troviamo in questa specie di montagna, dove si vede tra l'altro un panorama fantastico, e salendo questa piccola montagna troveremo un altro Shaman X maggiore di ghiaccio. Adesso vi faccio vedere la posizione. Siamo su un altopiano chiamato Altopiano Zaroffi, per la precisione. Dobbiamo salirci sopra e poi troveremo un altro Shaman X maggiore di ghiaccio. Ecco qua. Spero abbiate capito la mappa. E adesso mi arrampico. Devo fare solo sto tratto di parete praticamente. Ok, siamo in cima e adesso dovremmo trovare lo Shaman X maggiore di ghiaccio. Almeno uno Shaman X super rinfrescante, visto anche il caldo che fa. Ok, questo lo voglio affrontare a viso aperto perché è più divertente, dai, non lo voglio vaporizzare con la freccia di fuoco. Prendo un arco che sia valido. Voglio provare anche a colpirlo comunque con la bacchetta folgorante. Voglio vedere se ci riesco. Lo voglio affrontare a viso aperto. Ecco qua. Inizi la sfida. Questa volta lo affronto senza barare. Comunque levita. Sembra abbastanza difficile da prendere con gli scettri. Perché comunque lo Shaman X maggiore levita, e quindi poiché levita non si riesce a prendere, vedo. Faccio qualche altro tentativo, niente, non si prende. Guardate comunque l'attacco con la bacchetta delle bufere quanto range ha. Si rischia un sacco di essere congelati, guardate che roba. Mi conviene usare l'arco, già capito. Olè, l'abbiamo frizzato. Abbiamo schivato anche un po' di suoi colpi. Almeno mi sono goduto la battaglia, dai. Ed ecco una bellissima bacchetta delle bufere tutta per noi. Scartiamo questa. Ed ecco una meravigliosa bacchetta delle bufere. Adesso vi faccio vedere velocemente ogni skill delle bacchette. 1, 2 e 3. Guardate che spettacolo. La bacchetta di fuoco, quella delle meteore, la mia preferita. Ok, sono tornato sul colle di Feth perché è pieno di pipistrelli, di mostri vari, e voglio divertirmi un po' con le bacchette. Mi sto facendo inseguire da un branco di pipistrelli inferociti. Guardate che spettacolo. Ghiaccio tutti con la mitica bacchetta delle bufere, anche se non sono riuscito a ghiacciarli tutti in realtà. Ho dovuto usare due colpi, mannaggia. Speravo di ghiacciarli tutti in un colpo solo. Vabbè, sarà per la prossima. Voglio farvi vedere quanto è devastante la bacchetta di fuoco nelle aree strette ed erbose. Guardate che incendi che scatena, una roba devastante. Proprio una bacchetta devastante questa, anche perché brucia tutta l'erba. E quindi crea effettivamente delle zone di protezione anche del personaggio contro i mostri avversari. Intanto vediamo questo scheletro arrabbiatissimo.
Che tra l'altro c'è un'arma anche abbastanza potente, quindi devo stare piuttosto attento in questo caso. No, basta, non ho voglia di affrontarlo. Voglio... preferisco affrontare i pipistrelli in aree strette, tipo questi, usando la mitica bacchetta delle meteore. Vediamo se riesco a colpirli in un colpo solo. Olè. Ne ho preso uno ma non l'altro. Adesso proviamo la bacchetta delle bufere. Questo c'ha un range un pochino più credibile, ecco. Infatti l'ho preso subito. Anche se chiaramente la bacchetta di ghiaccio non brucia l'erba, ecco. Ok, andiamo a vedere se troviamo degli altri mostri, tipo Boblin. E qua troviamo un teschio, dove dentro ci saranno sicuramente dei mostri. Voglio provare a vedere cosa fa la bacchetta delle bufere all'interno del teschio. Anzi no, uso la bacchetta delle meteore. La bacchetta delle bufere lo uso nel prossimo. Guardate che spettacolo, guardate. Guardate come rimbalzano le palline. Troppo divertenti queste armi. Intanto qua vediamo un mini Sassorok, che però è immune a queste armi qua e quindi non gli faccio niente. Se vuole prendere a legnate, aia. Lasciamoli in pace, dai, che è arrabbiato. E qui troviamo un altro teschietto. Dai, qua usiamo quella delle bufere. Vediamo se riusciamo a ghiacciarli tutti. Ok, li abbiamo ghiacciati tutti, fantastico. Intanto qua vediamo un altro tunnel interessantissimo dove possiamo usare i nostri scettri. Soprattutto nelle aree strette e chiuse queste armi sono una roba devastante, secondo me. Tanto li ho ghiacciati tutti. Vedete, è una roba devastante soprattutto nelle aree chiuse e strette queste armi qua. Anche se chiaramente vanno integrate anche con altre armi. Perché forse la pecca, diciamo, di questi scettri è che tolgono poco. Però hanno degli effetti secondari devastanti. Per esempio ghiacciano gli avversari impedendogli di attaccare. Paralizzano, per esempio quella elettrica paralizza gli avversari, quella di fuoco brucia l'erba creando un'area di difesa, insomma, effetti tutti molto interessanti. Che cosa ho appena visto? Un Korogu che sta scappando. Andiamolo subito a salutare. Guardate che corsa che si sta facendo, vediamo se riusciamo a raggiungerlo. Ti ho visto, eh? Ecco qua. Guardate che mito, ci regala pure un seme di Korogu. Ok, adesso andiamo avanti, un altro mini Sassorok. Magari è sempre lo stesso, che ci dà la caccia. Adesso comunque vi voglio far vedere un altro posto molto interessante. Adesso vi voglio portare alla prigione del castello di Ganon. Perché qua si trova un'altra bacchetta delle bufere e questa volta con bonus. Quindi troverete una bacchetta delle bufere con bonus. Molto interessante. Dovremo ammazzare ovviamente questo Lisalos bianco prima. Siamo appunto alla terza cella a destra della prigione. Quindi ricordatevi bene, terza cella a destra della prigione del castello di Ganon. E come potete vedere qua troviamo una sfavillante bacchetta delle bufere con bonus, quindi potete trovarla con un super attacco molto resistente, eccetera eccetera.
quindi questa, diciamo, è l'ultima arma che vi posso far vedere. In realtà ho trovato anche quella folgorante, quella delle meteore con bonus, ma le ho trovate in due fortieri, quindi purtroppo non si rigenerano. E niente, con questo ho finito tutto quello che avevo da farvi vedere in questo video. Un ringraziamento per aver seguito questo video e alla prossima. Ciao!